Oggi si parla qui a Milano di uno dei prodotti più importanti o più noti della Basilicata, che sono i fagioli di Sarconi. Su questo argomento più volte con gli amici della Basilicata abbiamo discusso e ne abbiamo parlato in più convegni. Oggi di nuovo sappiamo che questi fagioli di Sarconi possono avere un interesse nel controllo della colesterolemia. Vedremo come questo aspetto del colesterolo e dei livelli di colesterolo nel sangue siano in realtà stati sopravvalutati, perché con la ricerca che abbiamo fatto e che adesso mi accingo a presentare si dimostrerà che il colesterolo non è questo grande spauracchio. Noi ci siamo orientati a studiare la cardiopatia ischemica attraverso alcuni markers biochimici che stanno nelle piastrine, cioè in particolare gli acidi grassi, e con l'aiuto di una rete neurale che inequivocabilmente ha isolato chi faceva la differenza tra chi aveva la cardiopatia ischemica, cioè una placca nelle coronarie, e di cui avevamo certezza perché il sangue è stato preso durante la coronarografia, e chi non aveva invece una placca nelle coronarie, la rete neurale ha scelto fra i tanti tre acidi grassi: l'acido oleico, l'acido linoleico e l'acido arachidonico. In questo modo ha realizzato una mappatura dove ha messo vicini tutti quelli che avevano la placca nelle coronarie e distanti quelli che non l'avevano. È stato poi realizzato un secondo esperimento dove con un numero maggiore di soggetti e in condizioni ancora più gravi, e si è dimostrato che rispetto alla divisione di prima questi si concentravano tutti nella parte più alta della mappa realizzata dalla rete neurale, e questo perché una delle caratteristiche importanti è che questi soggetti nelle piastrine hanno un basso livello di acido oleico e un bassissimo livello di acido linoleico. Dopodiché, per rispondere alle tante osservazioni che ci venivano fatte relativamente al numero dei soggetti e come si sa succede nei convegni, abbiamo scritto una lettera al British Medical Journal che recita: il colesterolo sul viale del tramonto, declino di un mito. Perché questo? Beh, perché con quello che è stato dimostrato dal nostro gruppo si evidenzia come il colesterolo sia fattore secondario, non è quello che garantisce la certezza diagnostica come invece ha fatto la rete neurale. Quindi abbiamo eliminato tutti i fattori di rischio tra virgolette di tipo patologico, abbiamo tenuto solo il rischio per età, e si è dimostrato che il numero dei soggetti da noi indagati per il rischio di età è esattamente sovrapponibile a quello individuato dal Framingham su 5.000 soggetti. Quindi, con buona pace di tutti quanti, i nostri dati e soprattutto l'intervento della rete neurale garantiscono che il numero dei soggetti, quando la rete decide che trova la differenza, non è significativo, perché vale per almeno alcune migliaia di individui. Dopodiché invece abbiamo, in accordo a quelli che sono i fattori classici di rischio della cardiopatia ischemica, abbiamo isolato i vari fattori di rischio, e quindi l'età sopra i 70 e l'età sotto i 70, e come si può vedere dalle immagini non cambia l'aspetto del rischio individuato invece attraverso le piastrine. Quindi questo è un'influenza relativa. La stessa cosa succede per le HDL, che siano sopra o sotto i 40, non cambia, e in pratica nelle prossime slide che vedremo cosa si vuole dimostrare? Si vuole dimostrare che mentre i fattori di rischio classicamente considerati non danno certezza diagnostica,
l'individuazione da parte della rete neurale della tripletta oleico-linoleico-arachidonico dà certezza diagnostica. Ancora, se abbiamo una pressione sistolica sopra i 130 o sotto i 130, il quadro non cambia. E anche per il colesterolo, se abbiamo un colesterolo sopra i 180 o sotto ai 130, il quadro non cambia. Ma ancora di più, se noi valutiamo, come abbiamo fatto nel campione che abbiamo studiato, i fumatori, gli ex fumatori e i non fumatori, vediamo che il quadro rimane sempre identico. Questo certamente non vuol dire che questi fattori non costituiscano un rischio, perché sappiamo che il Framingham, come ci ha insegnato, riguardano almeno il 30% dei soggetti contro quello che è il 100% individuato dai nostri marker. Qui si può vedere come l'andamento, per esempio, degli acidi grassi, che siano fumatori, non fumatori o ex fumatori, i soggetti considerati, è esattamente sovrapponibile, praticamente diventa un'unica curva. Quindi dicevo che non significa che questi parametri, questi marker, non abbiano nessun valore, significa però che essi potranno contribuire ad aggravare o accelerare qualche fenomeno, certamente su un rischio già preesistente e ormai codificato. Quindi sono fattori che si appoggiano al rischio che è stato individuato. Un altro aspetto che abbiamo valutato era se depressione e cardiopatia ischemica e cardiopatia ischemica e depressione avevano una correlazione stretta, nel senso che se viene prima la depressione dà il rischio di cardiopatia ischemica o viceversa, e anche qui abbiamo potuto comprendere il fenomeno, perché quando abbiamo messo tutti i pazienti psichiatrici con disordini dell'umore nella rete di rischio, nella mappa del rischio del cardiovascolare, vediamo come la quasi totalità sia nell'area invece libera dal rischio cardiovascolare, mentre invece quando abbiamo messo gli ischemici del primo gruppo nell'area del rischio depressivo, vediamo invece come per esempio siano molti i casi che possono essere assoggettati a disordini dell'umore. In questa complicata ma sintetica e riassuntiva diapositiva possiamo vedere come anche nel secondo campione analizzato e attraverso lo studio di un particolare indice siamo in definitiva riusciti a separare la depressione maggiore dal disordine bipolare in modo inequivocabile. Dopodiché abbiamo riconosciuto in una mappa riassuntiva che c'è un'area dove si concentravano maggiormente coloro che avevano tentato il suicidio, abbiamo isolato il disturbo ossessivo compulsivo e abbiamo isolato il disturbo psicotico grave. Per riprendere quanto detto prima, abbiamo messo, avendoli potuti anche separare, i depressi maggiori e i bipolari nella rete del rischio cardiovascolare, e si conferma che non sono assoggettati a rischio, mentre invece all'aumentare della gravità del rischio cardiovascolare vedete come si concentrano nelle zone più grevi del disordine dell'umore. In particolare, in questo punto preciso, si raccolgono un numero elevato di soggetti che corrispondono a quelli per i quali era stato identificato il pensiero suicida, e a noi sembrava effettivamente una percentuale molto alta, mentre invece poi la letteratura conferma che oltre il 12% dei soggetti che hanno un disturbo cardiovascolare grave, un'ischemia grave, un infarto, possono avere pensieri suicidi. La nostra interpretazione si basa preminentemente sul fatto
che ci sia un gioco molecolare a livello della viscosità della membrana che condiziona la stessa risposta. E siccome la mappa e la funzione matematica non hanno mai sbagliato un caso, riteniamo che questa percentuale che noi abbiamo di un 20% di rischio suicidario di fronte a un dato della letteratura che lo dà oltre il 12% sia assolutamente attendibile. E a questo punto non mi rimane che dire una cosa. Noi tutti sappiamo che la dieta mediterranea ha certamente la possibilità di influenzare positivamente chi è soggettato a rischio cardiovascolare o di agire come fenomeno di prevenzione. In realtà della dieta mediterranea che ciò che può svolgere questo lavoro a pieno è certamente l'olio extravergine di oliva con l'acido oleico, essendosi verificato che uno dei marker principali nelle soggetti con cardiopatia ischemica era proprio quello di avere un ridottissimo livello di oleico nelle piastrine, che invece a livello piastrinico ha azione protettiva. Ben vengano nuovi studi e nuove ricerche come quelle che sono state recentemente eseguite sui fagioli di Sarconi, perché certamente i legumi e in particolare questi caratteristici fagioli di questa zona della Basilicata possono contribuire a modulare meglio probabilmente l'assorbimento del colesterolo, e quindi qualora il colesterolo, che come abbiamo visto non incide moltissimo nel rischio ma può avere un suo ruolo, nel momento in cui viene modulato dal cibo, in particolare da dalle caratteristiche chimiche che questi fagioli hanno, credo che sia solamente un fatto positivo. Si conferma in questo modo che effettivamente l'inserimento di legumi nella dieta quotidiana può avere un significato nel controllo di alcuni dei principali fattori di rischio.